La Turris vola in Serie C e il Comune premia il club corallino con una cerimonia di consegna di targhe e medaglie a ricordo dello storico traguardo raggiunto. Nell'auditorium Ponte Morandi è intervenuto il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba per rendere omaggio ai protagonisti dell'impresa che ha riportato la Turris nel calcio che conta. Una sinergia fortissima tra il Comune e quella che è la dirigenza della Turris, perché insieme dobbiamo portare avanti loro come fatto sportivo, noi come la questione del campo, e stiamo dando tutti gli sforzi possibili affinché entro fine luglio saremo pronti come amministrazione, tipo i fari, tipo la conformità dell'erba sintetica, i sediolini, la videosorveglianza, e quindi la Serie C sarà praticamente per noi un risultato sia in campo agonistico e sia per quanto riguarda tutto quello che bisognava fare per essere sì che l'iscrizione venga accettata dalla Lega Pro. È una soddisfazione per tutti i torresi, perché mai come dall'anno scorso abbiamo investito parecchi soldi. Sapevamo che il presidente Colantonio aveva un'idea ben chiara e già dall'anno scorso abbiamo fatto tutti i passi come amministrazione per poter far sì che, e nemmeno a farlo apposta, il risultato è arrivato, quindi avevamo compreso bene, e quindi fare in modo che praticamente il campo della serie della Turris Americo Liguri sia conforme per giocare queste partite per quanto riguarda la Serie C. Ora per l'anno prossimo i programmi. La Turris l'anno prossimo è una matricola e deve fare programmazione così come l'ha fatta negli anni precedenti. Poi quando saremo diventati maggiorenni anche in questa categoria, certamente non aspettando 18 anni però, è chiaro che ci sono le nuove mete, da strade da percorrere e mete da arrivare. Dopo la Serie C ci sta un'altra serie superiore che, se non erro, si chiama Serie B, però tutto arriva per chi sa aspettare. Una sinergia anche con il Comune e il Editore del Greco? Il Comune, quando ha visto che la Turris aveva un programma chiaro e lottava per la Lega Pro, non si è tirato indietro. Sottolineo che sullo stadio erano 20 anni che non si facevano dei lavori, e ringrazio tutta l'amministrazione comunale, il sindaco, tutti. Mancano pochissime cose allo stadio. Oggi era la terza torre, era montata con i fari, quindi voglio dire, siamo quasi pronti per la nostra Lega Pro a Torre del Greco, sullo stadio. Ho sentito veramente tutto il calore delle persone in questo periodo e mi sono veramente sentito una persona importante per questa città, e questo ne vado fiero. Rinnovo del contratto? Sì, già stava nell'aria, con il presidente è bastata una stretta di mano come è stato negli anni scorsi, quindi sono veramente felicissimo. L'anno prossimo ci farai sognare? Ma il mio motto è quello comunque di lavorare con determinazione e umiltà e fare il possibile per questa maglia. Un indizio per l'anno prossimo, i giovani con campioni come Longo? Ma questo la società lo deve ancora programmare, sta aspettando un po' le direttive della Lega Pro, ma io ho grande fiducia nella società, quindi mi rimetto in mano al presidente e al direttore per l'anno 21.